ragazzi, sono Tonio Ghost e oggi siamo su Ghost Freak Tom Frey. Hola amicis, Tobines. Che bello. Siamo tornati su questo bel gioco. L'ultima volta non ho, ci siamo lasciati proprio qui, Lada, proprio qui. Abbiamo fatto una foto ai dati e ora sono rubati i dati, altre robe per scoprire dove sono Yuri e Polenno. Allora, qua ci sono atti dati, io li andiamo qui. Allora, c'è una macchina là. Paffanculo. Paffanculo, mamma te. Via, 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 bene scappare, bene scappare, bene scappare. Via, 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 via. Non ci... No, no. No, ma questo non può, non è vero. È vero che... Vaffanculo, gioco brutto. Via. Vaffanculo. Via. Brum brum. Ragazzi, quello là è molto bruttamente, ma tutto bruttamente. Quello là non c'ha più vita. Non sono stato io, è stato il gioco brutto che la guida fa schifo. Non è colpa mia, lo giuro. Mamma, quello là, se mi dico come cazzo è morto. Ah! Minchione! La macchina, ragazzi, che rimane a piedi, siamo messi leggermente male, che siamo a piedi. Siamo leggermente messi male. Che mi va bene il piano. Brum brum! Bella ta macchina! Fermate, 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 fermate! Sparate, sparate, sparate! No, ma l'avete rotta! Pezzi di merda! Cioè, questi sparano come i pazzi! Poi hanno i colpi finiti! Cioè, i poletti infiniti questi qua! Dove si salla? Beh, se ne hanno così gli alla. Scialla, scialla. E schede, sono qui. Ok. Piano. Fatto con uno. Allora, usiamo il donna per capire dove sono questi qua. Marco, capitano, ho un terzo bersaglio. C'è un bersaglio con mitra. Sono tanti. Ok, mi muovo. No, ma uno solo. No, non lo fai più. È morto. Ehi, una medaglia del Santa Blanca. Sarà un bel souvenir. Non dove? Cosa sta andando? Fate così con la cingala! Merda, ci hanno individuato. Non è vero. Sono ammazzato tutti quanti così, ma mi rendete conto. Apro il fuoco. C'è qualcuno? Ah, eccolo. Tutti i soldi che hanno potrebbero fare una medaglia più bella. Vai. Qui. Voilà. La foto, papà. Sappiamo okay. Dove Polito parcheggia la sua auto sportiva. Così potremo mettere le mani sul suo GPS e forse scopriremo dove trovare lui e la sua fidanzata. Ok. Ottimo. Bella ta macchina. Ok, allora. Io per prima di
Vabbè, andiamo qui per prima. Abbiamo scoperto che un capitano dell'Unidad di nome Fuentes sta lavorando con Yuri e Polito. Interrogatelo e vedete cosa ci può dire. Va bene. Porca vacca. Porca vacca, sì. Bella tavola. Mamma mia. Sto prendendo il controllo. Porca puttana. Ma è difficile guidare su questo minchia di gioco. Non sto scherzando, perciò è difficile, veramente. No, li fogne, vabbè. Ma perché i nemici sono palline viola? Guardate sulla mappa, sono nemici. Ok, ecco la base dell'Unidad. Stiamo cercando il capitano che è in contatto con Yuri e Polito. Il bersaglio ci serve vivo. Roger, qua. Cecchino su quella torre. Headshot, bitch. Ah, ma questo è poche parole della pulizia. C'è un soldato, è da solo. Dentro il bunker. Facciamo con calma, piccio. Sì, lo so. Questa è la pulizia. Oddio, ho preso per usare pulizia di cocktail. Siamo messi bene. Te la lì. No, però lì ma lì ci può essere qualcuno sul buco. Ho un altro bersaglio. Vedo un soldato. Tutto ok. Dove c'è il posto di blocco? Ok, a posto. Cecchino, in cima alla torre. Fatto fuori. Ok, qua non c'è più nessuno, perché posso vedere sulla mappa. Ok. Cecchino su quella torre. Bitch. Ah, non è una zona di pulizia, ma è del governo. È del governo. Questo posto, non della polizia, è del governo. Governo corrotto. Okay. È devo trovare. Non vedo nessuno. Nel bunker. Quello non è il capitano. Ah, ci voglio ricordare che noi dobbiamo trovare il capitano, però non lo dobbiamo ammazzare, ma dobbiamo farci dire dove sono Iri e Corso. Quello è il capitano? Bersaglio numero 3. Tutto fuori. Questi con un colpo, guarda, fa. Madonna casa. Lì c'è un puntino lì. Qua non c'è nessuno. Emiliano per cui stessa, che non si sa mai. Qua non c'è nessuno. Ok. Ok, facciamo qui. Sono in allerta. No, hanno trovato il cavallo. Merda. Ah, c'ho 6 punti abilità, cazzo. Ah no. Facciamo questo. Ho qui la rotta di un elicottero carico di rifornimenti. Dovremmo riuscire a intercettarlo per mandarlo ai ribelli. Nice. Facciamolo. E dove si trova? Ah, ecco perché sono in alletta. Ora ho capito. Bravi.
Vabbè, il capitano al 100% è qui, qua dentro. Ecco, vedo il capitano dell'unidad. Infatti, perché qua che non avevo ancora visto. A capitano! Venga, venga, che siamo... Devi fare... Allora... Penny? Cooper, il todo saltra piede. Come va, stronzo? Merda! Uccidetemi subito, tanto non parlo. La scelta è tua. Ma con due sadici come Yuri e Polito un giorno potresti finire tu appeso al soffitto. Non puoi fidarti. Sarebbe meglio per te se li eliminassimo. Senti, non sono una spia, ma diciamo che sì, mi fanno paura. Il fatto è che non sono nemmeno Itaqua. Allora farli tornare a Itaqua. Di che hai un pacco per loro. Oggi, Polito. Agnello pronto per la consegna. Un borrego. Vale. Bravo, 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 bravo. 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 Ok. Ottimo. Fatto, tutto a posto. Forza, torniamo al lavoro. Marchiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Buono, buono. Allora. Ma il decoctor, quella roba lì, dov'è? È qua. Eccolo. Ora che la nostra coppia sta tornando a Itaqua, dobbiamo scoprire esattamente dove andrà. L'unità ha mollato il colpo, andiamo. Oh, cassa d'armi qui. No, non mi interessa. E qua c'è un elicottero. Quelli minigun. Bello, bello. Piloto io. Vedo il loro generatore. Che capo, ma... Che potenza. Vabbè, facendo prima questo bicchiere, poi... Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco! Ricevuto. Sparo. Ma con questo sarà molto facile. Auto di scorta distrutta. Bam! Bitch. L'auto di scorta è stata distrutta. Occhio al furgone, ci serve il suo carico. Sì, ma questo figlio di puttana non vuole fermarsi. Bocca! No! Ma serve? Niente a cui sparare. È a posto. Controlliamo se ci sono rifornimenti. Sì. L'attrezzatura radio è nostra. Diciamo ai ribelli dove sono i loro giocattoli. Muoviamo. Ok, allora io voglio la blitta. Ecco. Questa, sì. Alleluia. Faccio proprio questo, non si sa mai. Ma cosa? La cosa è tipo... della cura, tipo... Ma questa? Oh mio Dio, ficata. Voglio questa. La voglio sbloccare. Troppo bella. Dimmi che il cocktail non è rotto. È rotto. Mannaggia. Fermo! Hanno paura delle armi. Lo so. Facciamolo. Vi raggiungo. Brum brum, nigga! Ok. Non ho fatto ora la missione del decoctoro. Sembra. Vabbè, la missione è andata molto bene perché sono riuscito a fare pure un po' di stealth. La missione poteva essere pure stealth, che quelli là non facevano pam con i fucili. Però vabbè, tanto non era obbligo per la stealth, non mi dava così più, però... Allora... Cercano di far esplodere quel di cocktail, perché quel di cocktail... No, perché la missione dice rubag, che mi lì dice ruba, che mi non dovevo fare kaboom. Siamo attenti, cercano di farci sgamare. Aia! Siamo uniti!
Attento la ca... Vola. Oddio! Ferma! Ma avete visto? Tu non sei umana, che bella che sei morta. Perché hai sparato a un civile? Civile ucciso. Civile ucciso. Uccidi il civile e poi portare al game over. Via! Non ho fatto niente, sono innocente! Lo giuro! Andate, ci vediamo dopo. Mamma mia. Ma avete visto c'è la donna? C'è l'imane, non mi dico. Mamma mia. Nye! Ok. Oh madonna, quanti cazzo sono. Ho paura. Drone in volo. Oh mio dio. Un terzo. Ne vedo uno con i mitra. E sono cinque. Ok. Vedo un capitano. Si sposto in posizione. No, ma sono manco pinche. Vabbè, bene. Pronto ad andare. Beh, a mio te. Indietro prima che ti scoprano. Li abbiamo un po' scossi. Ho tutto un po' però. Guarda qui! Forza di merda! Mi stai rubando un gigoctolo! Anneriti! Ecco. A tutti me! A te. Aspetta chi? Ok. Vabbè. Grazie, troppo buono sei. Merda, ci è mancato poco. Sì, ma tuo fucile da salto fa leggermente schifo. Devo comprare un fucile un po' più potente. A partire da madre con solo. Vamos a enseñarle quien manda, dispare. Anche voi avete le palle piene delle chiacchiere dei sicari. Risolviamo il problema. Qui ci sono le coordinate di una delle loro stazioni di rete. Buono. Ok. Dai, non parte sto di coccolo di merda! È andato. Oddio, 21 chilometri. Ok, ci siamo. Ci siamo a cosa? Brom brom, nigga boy, brom brom. E i cilonimi. Incontro è lento però tu di coccolo, se ne merda. Ce l'ho fatta. Siamo qui. Ah sì, lì c'è un altro elicottero. Però quello più veloce. Voilà. Mi piace rubare elicotteri. Buona sera. Allora, come faccio a sbloccare ste robe? Perché mi piace, a me piace. Qua cos'è? Vabbè, non c'è niente di interessante. Cioè, aspetta, l'abilità. Costa un sacco. Abilità. Che cazzo. Ok. Allora, apri mappa. La mappa. Io di andare. Qua c'è due missioni. Ma come c'era una missione? Abbiamo la posizione dell'auto di El Polito. La ribellione di Pak Katari è a un passo dalla sconfitta. Se l'aiutiamo a risollevarsi in futuro potremo contare sul suo supporto. Ma cosa ne metto? C'era una missione da fare qua.
Vabbè, facciamo questo. Abbiamo la posizione dell'auto di El Polito. Rubatela, così i nostri tecnici potranno analizzare il suo GPS. Allora, non ricordo perché te l'ho sparata. Poi non ti ho rubata la macchina, dimmi non ti ho fatto di baccare. Vai. Qui c'è Molo Rosito. Mamma, che cazzo! Oh! Apri. Mamma, sono morendo. Fate un cenno se vedete l'auto di Polito. No, no, no! Cazzo. Ingaggiate i bersagli. Che cazzo è stato? Granata. Granata al riparo. Porca puttana! Cazzo! Iniziano proprio bene, io sono manco munizioni. Affanculo, succa! Ultimi sette coppi c'ho. Aia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 
Che cazzo è stato? Ma che mi ha dato CD? Guarda, dai, affacciati. Affacciati, affiatelo, affacciati su. C'è paura, eh? Madonna, 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 madonna. Un civile quello, eh. Nemico ucciso. Bravo. Ma è difficile giocare col cecchino, sono su Call of Duty. Non siamo su Call of Duty, è difficile giocare con sto cecchino. Ma mata lo bettone civile. Adoro. Devo andare dopo. Qua, ecco qua. Qua questi cosi ci sono dentro fucili d'assalto. Devo andare qui. E ci apro la mappa per trovare nuovi fucili perché c'è un posto. Ruba. Eccola. Via, bro, ma che bello. Via. Oh, ma che bella macchina. Che bella macchina, è bellissima sta macchina, raga. È troppo bella, sono onesta. È una macchina costosa. C'è anche un preservativo nel cruscotto. Che schifo. Anzi, due preservativi. Senza dubbio è la macchina di Yuri e Polito. Anche con i preservativi di serie è pur sempre una gran macchina. Non l'ho mai capito lo sfarzo dei narcos. Ti compri una macchina costosa, ci metti i cerchi cromati e poi la guidi nelle stesse cittadine polverose di prima. Mica è il tuo sogno possedere un'auto del genere. Macchina di lusso, abito elegante, solita strada, che senso ha? Aria condizionata. Mamma mia. Ah! Vabbè, si cazzo la rompo, intanto non la posso guidare tutta la vita, quindi falla. È quasi buio. È quasi notte. Stanno, quasi notte. Ok, ora tocca a Bowman e all'ISA. Controlleranno il GPS dell'auto per capire dove possono nascondersi Yuri e Polito. Ok. Ottimo. Ok, ho fatto un po' di missioni. Allora, non la moto. Allora, io per prima. Cioè non faccio prima senza di me. Ah, ma no qui. Che cazzo c'è quella mia vicino. Piano! Mamma mia. Cattivi.
Ma che cazzo volete? Ma che minchia vi ho fatto? Ma vaffanculo, sbirri di merda. Il bersaglio è vicino alla cassa dei medicinali. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Però c'è un marchio là, che c'è quella minigun. Allacciate le cinture. Ma non c'è una rotta bucata? Ok. Metto macchina per guidare facilmente. Spero che lì troverò un fucile molto potente. Non scazzino, perché altrimenti... siamo messi male. A me va bene un M16. O una K47. A me va bene. Perché... sono armi molto potenti. Aspettate un secondo, raga, aspettate un secondo. Ok, scusate. Allora, qua ci deve essere... ah no, è andata a fanculo la missione, vaffanculo. Allora, prendiamo il fucile e scappiamo. Un momento, c'è una cassa d'armi. Un momento. Apro il fuoco. Bene. Che a me? No, non dimmi che non è un'arma, raga. È un potenziamento. Cazzo. Se metto un potenziamento, ma siamo seri. Vabbè, milino. Vabbè, non fa niente. Ma scusa, le armi. Via. Ma scusa, le armi. Dove si trovano? Forse qui. Forse a casa. Ah no. Vabbè, vieno dopo. Via, di scappare e scaposso. Prendo un'altra macchina per fare la missione. Questa qui, prendo la macchina, va. Oh, vaffanculo. Guarda. Qua cos'è? Sì, non so. Che la. Questa non metti. C'è quello che bisogna dirlo. Aprite il fuoco. Roger. Fuoco! Io! Ingaggio, sono in allerta. Il rotenente sta cercando di fuggire. Gringo, si sposta! Mettale la verga solo! Che buona male! No, ecco, ci hanno visto! Ma come non male, non c'è nessuno? Dai. Aspetta, dov'è? Ok, sempre più avanti, sempre avanti. Eccolo! Pronti a sparare! Pronti a sparare! Mamma, abbiamo la minigun, non ci fate paura, perché abbiamo la minigun! Non ci fate paura, siamo uniti! Ammazzali! Ma cosa? Ma siamo in due? No, siamo in tre. Ah no, siamo in quattro. Auto di scorta distrutta. Buono. Ehi, dai, spara con sta minigun! Spara! Spara!
Nice. Ripuliamo il furgone, abbiamo finito. Libero. Puoi parlare? Che cazzo. Ok, ora. Obiettivo conquistato, andiamoci. Pacca Catari è una bella faccia tosta. Devo ammetterlo. Gli dai un dito e si prende il braccio. Se può portarci da Yuri e Polito ne vale la pena. Facciamo. Ok, abbiamo fatto. Ok, ora dove hanno? Ah, qua. La ribellione di Pac. Vabbè, ora non c'è più missione. Non ci sono più missioni rubadatti. Allora questa è l'ultima missione. Ah, poi quando abbiamo fatto questa missione dobbiamo andare qui per vedere che c'è un'arma da trovare. Perché adesso le armi non si. Cioè ho visto io che le armi non si acquistano, si devono trovare. E questo leggermente è un po' bruttino. Però si può fare niente. Ok. Scusate, sono un po' zitto, ma sto vedendo le armi che posso avere. Cioè, le abilità che posso avere. Ok, non qui. La ribellione di Pac Catari è un passo dalla sconfitta. Che cazzo è successo? Se l'aiutiamo a risolversi, altri bersagli in arrivo. Potremo contare sul suo supporto. Ah, è vero, ho mancato cerchio. Sono idiota. C'è stato tu che lo andi. C'è la polizia. Ci siete? Aprite il fuoco. Apro il fuoco. Abbiamo sollevato un vespaio. Soldati dell'unità della strada più avanti. Sembra un'unità stradale. Siamo al vero. Credo che questa è l'ultima missione. Sì, l'ultima missione. Vabbè ragazzi, ovviamente quando uccideranno lui è potenzo. Cioè come cazzo. Cioè quando ascoltate Lara. Quando dobbiamo ammazzare questi due, cioè, quando noi dobbiamo ammazzare questi due qua, non finisce il gioco, perché ci sono un sacco di boss, cioè, guardate, ci sono un sacco di boss, come potete vedere, veramente un sacco, è lui il boss di tutto quanto, e noi dobbiamo ammazzare questo qui, perché è il più piccolino di tutti quanti, è lui un boss, è lui, raga, è lui il boss, quindi dobbiamo ammazzare lui, e ci vuole di Sazza. E ammazzarla, ci vuole raga, ci vuole. Sarà un lungo viaggio. E sono parecchio contento perché ho trovato un bel decoctodo. Yeah! Che sto facendo? Ma che è il tuo fucile va? Vai. Lo piloto io. Perché io sono un gran pilota. Andiamo. Qui. Non mi sono veloce di cocktail. Mi sono veramente molto veloci. Che cazzo è? Cazzo è successo? Anello. Ah, vedete? Aspettate che mi fanno queste robe qui. Mamma mia, pure lascio. Pure Nino. Cibo e cure. Buono. Mamma mia, pure Nino. Sono esplosi molto a mettere. Cioè pure Nino forse, perché è esploso. Poi le scorte sono passate. Boh. C'è un nemico da ammazzare o no? No. C'è il governo qui. Vedete fanno in viola. C'è un po' di pulizia, un po' di governo però. Il cartello attaccherà senza pietà appena parte la trasmissione. Cosa cazzo è appena successo? Ah, devono difendere questo corso. Abbiamo compagnia, occhio. Ciao, come va? Bene che scappi via, lo sai? Gracias.
Addio. Nice. Bolla. Ruba la nostra terra, ci schiavizza, fa sparire i nostri familiari e nessuno reagisce. Quello è fottuto. È il falso santo. Ha diffuso la paura nel nostro grande paese. Muta, occhio, dove spari? Merda. Come è uscito un civile ucciso? Cioè, ti chiamate i civili, non succede niente, ma fallisco la missione, cioè, perché poi le... non so cosa cazzo c'è, però... Si fa. Da un minuto, manca. Non lo so. Oh bello tuo fucile. Ci siamo, l'unità sta sparando al cartello. Io ho fatto un fucile, mi piace. Occhio alla mira! Ma come ho matato un civile? Ma c'è ciò che hai fatto col culo? C'è un mo' mi schisette? Dove cazzo ho matato un civile? Grazie. Grazie. Siamo nati liberi. Katari ha trasmesso il messaggio. I suoi saranno a mille. Ben fatto, compadres. Tutta la Bolivia ha sentito il mio discorso. È solo questione di tempo prima che il popolo si unisca alla nostra causa. Viva la rivoluzione! È un piacere aiutarvi. Ora cosa ci dite su Yuri e Polito? Non ancora, temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Ma i miei ci stanno lavorando. Presto sapremo qualcosa. Nel frattempo. Lo terrò presente. Cosa cazzo? No, ma io non ho capito niente. Non ho capito un cazzo. Mamma mia, non ho capito, mi metto un bel atto cazzo. Cioè, ma che cazzo è successo, boh? Che cazzo è successo? Cioè non ho capito, ma che cazzo succede io? Boh, ma che cazzo. Vabbè. Ma credo che quel fucile col pezzo io non me lo saffa. No, non me lo saffa. Sono morto che ora mi dà il fucile vecchio. Compadre, ecco. Forse ho qualcuno che può informarmi su Yuri e Polito. Alleluia. Ascolto. Uno dei miei tenenti è riuscito a sfuggirgli. Fico, c'è potuto di poche parole in mischia. È scappato in un villaggio chiamato Culta. Invece di dare il mio uomo al cartello, gli abitanti l'hanno nascosto. Un vero atto di coraggio. In risposta, il Santa Blanca ha raso al suolo tutte le case e ha giustiziato gli abitanti. Merda. Tengono ancora in vita il mio tenente. Probabilmente per ucciderlo in modo ancora più doloroso. Capito? Stiamo andando a Culta. Che figli di merda. Dove si trova? Vabbè! Prigioniero nel villaggio. Salvatelo dal cartello e scoprite quello che sa. Ok. Guido io. Ehi, l'esercito che continuerà a fare i suoi porci comodi, questo paese non cambierà. Mamma. Vai. Non vedo. Nice. Vai. Vai. Scusate, certe volte sono un sito, ma è perché sto cercando di salire su sta minchia di montagna. E poi sto cercando pure di giocare perché sto cercando veramente difficile.
Anzi, fammi vedere che io ce l'ho, io voglio vedere, ma posso portare la metà vita, se ne mette. Voglio stabilità. Due punti mi servono. Voglio stabilità ora. Fammi vedere. Oh, c'è qua, tu si può usare. Mi sono venuto uno. Questo? Questo mi serve. Non mi serve questo. Però mi servono due punti e 300 di cibo. Cazzo! E sali su, mannaccia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mamma mia, che cazzo ho fatto? Quanto l'ho mancato questo malo, scusate. Si può togliere sta cazzola che ti hanno avuto abbastanza i coglioni? Vedete che ci sono pure i nostri compagni Ciro con le macchine, con i fucili? Siamo cominciando a difenderci, stiamo cominciando a prendere l'ala in Ciro. Almeno noi non uccidiamo con la minigun. Cioè, se viene uno avanti, c'è un lo ammazzo. Ok, ok. Fuoco volontà! Yeah! Stronzi di merda, vaffanculo! Puttana madre! Bitch! Vaffanculo! Bravo, bravo, nice! Vaffanculo a mamma te. Sembra che Culta stia ancora bruciando. Occhio alla ribelle prigioniero. Ok. Dove minchia si entra? Ah! Ci ha munito! Hey, apri la porta, compa! Apri la compa. Porta! Compa! Compa, che c'è? Compa, dimmi, compa! Va tutto bene? Cosa vuoi da me? Yuri e Polito, quelli che ti hanno torturato. Siamo qui per fargliela pagare cara. Dici dove ti hanno portato. Non lontano, credo. Non ricordo molto. C'era silenzio. Da qualche parte in campagna. C'era un odore come di vecchie pellicce. Non so altro. Mi dispiace. Bene, almeno sono vicini. Gracias. Mamma mia! L'ultima missione scoppiando due minchia sonno. Nomad, finalmente abbiamo trovato Yuri e Polito. Ok. L'ISA ha incrociato i dati del GPS dell'auto con la descrizione del prigioniero. Sono in un capanno di caccia. Pare che conducano lì i loro interrogatori potenziati. Mandaci le coordinate e ci pensiamo noi. Spediteli sottoterra. Fate in modo che soffrano. Don't worry, I will do this for you. Ho detto perché però... Sappiamo dove sono però... Yuri e Polito. È ora di ripagarli per quello che hanno fatto a San Bocco. Porca merda! Non importa cosa fate, basta che alla fine siano morti tutti e due. Ok. Lo follow per te. Cioè, ma poi che cazzo ha fatto questo sciamuito con la macchina? Ok, grazie. Ovviamente facciamo fuori questi due, non è la Queen del gioco. Ci sono altri boss da fare fuori. Ma adesso facciamo questa missione e poi chiudo il video. Perché c'è il minuto battuto. Dai, dai, Yuri e Fulano devono venire in butta a me, se ti puttano, devono morire, devono morire. Capanna.
Eccolo. Porca vacca. Vabbè, sti cazzi. Lì c'è un'altra macchina, un po' di cotta. Credo che sono qui, no? Ci avviciniamo al capanno, occhi aperti. Ci sono nemici in zona. Data a cazzo. Voilà. Entriamo. Occhio alle porte e agli angoli. Che bella cazzo. Deve essere qui che Sandoval ha tirato le cuoia. Bowman dice che l'hanno tenuto in vita per 48 ore. Minchia. Il poveretto ha resistito un bel po'. È chi come se ci stesse aspettando, ma noi siamo tragicamente in ritardo. Non ero nessuno, niente. Non riuscivo nemmeno a immaginare una vita intensa e piena di amore come quella che ho con te. Oh, Gordo, per me è lo stesso. Io, prima di conoscerti, non ero niente. Un'immagine sbiadita. Ero sfocata prima di vedermi attraverso i tuoi occhi. Ti amo. Prima, mentre spaccavo le mani a quel tizio, ho immaginato che avesse cercato di toccarti. Amor, che gelosone che sei. E ogni dito rotto era una punizione per un peccato che quelle mani avevano commesso contro di te. Gordo, mi fai commuovere. Io devo confessarti una cosa. Lo sai che puoi dirmi tutto, qualunque cosa. Prima, mentre stava inzuppando d'acqua quell'uomo e io gli davo le scosse con lo sprone da bestiame. Ma Mireina, era una cosa da manuale. Fammi parlare. Dopo che quell'uomo si è defecato addosso per tutto il dolore che gli abbiamo inflitto, per quella passione come quella di Cristo. Oh, calma. Quando era lì per terra a piagnucolare, ho quasi provato pietà. Mi è venuta voglia di abbracciarlo, di prendermi cura di lui, di asciugargli le lacrime. Yuri, guarda me. Cosa stai cercando di dirmi? Amor, io voglio fare un bambino. Mi spiace però ammazzarli. Mi spiace, mi devo ammazzare amici miei. Arrivano, arrivano. Porca troia, quanti cazzo sono? Vogliono fare un bambino loro. Porca merda. Pulito è morto, un attimo. Come Pulito è morto? Ti prego. Oh, calma, cottami. Oh, che cazzo? Ragazzi, se avete il suo compottato, mi sono compottato stranamente da nabbo. Ma che cazzo è appena successo? Ci proveranno a dire, dai. Pensavo che non ho solo un coglione e due persone, invece non ho proprio... Cazzo. Oh, minchia. Oh, che palle fa spawnare qui, i mortacci. Andiamo. Ci sono, andiamo. Dai. Wee! Wee! Ma? Giannos! Catos! Che cazzo? Mielas! Porta sti mielas! Vabbè. Minchia! Abbiamo compagnia, occhio! No! Così ti scopo! Diventano loro due, devono dire abbiamo compagnia! Visto che noi stiamo facendo illusione. Ricevuto. Carigno,
Chi eri prima di conoscermi? Così ti verranno, fermati. Non ero nessuno, niente. Non riuscivo nemmeno a immaginare una vita intensa e piena di amore come quella che ho con te. Puta madre, tosta, cacciamo, cabrone! Cosa stanno attaccando? Giù la testa, sanno che siamo qui. Ma va! Attacco il nemico. Affa. Minchia. Ma te a fare in culo, va. Angola vita. Merda, uomo a terra. Cura. Porca puttana, ti ammazzano tutte quante, sta troia con la minigun. Intenzione di lasciarti di sangue. Mori! Carga la cingata! Chiunque tu sia, ti aspetta una morte lenta e dolorosa! Ma che? No, aspetta. Ma... Ammazzami, fa fuori. Culo brutto. Ma dov'è? Grazie. Ah, vai sotto! Pensavo che l'ha buggato, invece l'ha sotto. Yuri e Polito sono stati terminati. Ma ma dice sempre che la vendetta non dà soddisfazione, che non risolve niente. Certo. Beh, io sono al settimo cielo e mettere fine agli orrori di quei due piccioncini ci ha fatto guadagnare punti con i locali. Ci riaggiorniamo in caso di novità. Passo e chiudo. Yuri è morta. Nice. Ok, c'è un video. La nostra security era finita sotto attacco. Ho iniziato a chiedermi se la plaga, il capo sicario, fosse all'altezza del ruolo. O se fosse distratto da quegli stupidi social media. Stai tutto il giorno a inseguire fica su internet e non fai il tuo lavoro? O è quello il tuo lavoro? No, jefe. È mio fratello, sogno. Lo terrò in riga. La plaga aveva recepito il mio messaggio. Fin troppo bene. Ai responsabili di questo sappiamo che ritroveremo. Non mi va, basta. Per ognuno di noi... Vabbè, lasci. Qua finisce... Vabbè, ora noi, poche parole, dovremmo andare tipo... questi sono qui, per cercare in poche parole un boss da battere. Che chiaramente... Io direi di fare un po' solo Abishwardio. Sapete dove? Io direi qua. Qui. Sì, direi qui. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi... ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao.